Ecco, buonasera a tutti. Proviamo a iniziare intanto che si collega ancora qualcuno. Abbiamo qualche minuto di ritardo perché abbiamo avuto dei problemi tecnici. Uno dei partecipanti non riusciva a collegarsi, quindi abbiamo tardato un pochettino, ma rimedieremo. Questa sera parleremo di tecnologia al servizio dell'allevamento, fondamentalmente, cioè del sistema Moo Monitor. Che molti di voi conoscono perché abbiamo già fatto una diretta su questo argomento e dell'esperienza di Sergio Borella che è utilizzatore da alcuni anni di questo sistema. Abbiamo approfondito le tematiche rispetto alla scorsa volta. La scorsa volta abbiamo fatto una panoramica generale del prodotto e di come viene utilizzato, però uno di voi ci ha fatto una domanda a cui non eravamo preparati per rispondere. Infatti, ho prima mandato un messaggio a Baldassarre Mirra, nostro cliente tecnozoo seguito dal dottor Cuccaro, che la scorsa volta ci ha chiesto: ma qual è il ritorno di investimento nel momento in cui io investo su un sistema di rilevamento calore e di monitoraggio madre come Moo Monitor? Quindi ci ha chiesto il ROI, il ritorno dell'investimento. In quanto noi parliamo di un investimento, non parliamo di una spesa. Penso che il concetto sia chiaro a tutti. Mentre l'altra volta non eravamo pronti, questa volta abbiamo raccolto i dati presso l'azienda di Sergio Borella, la Gioia Farm, dove c'è una gestione impeccabile e comunque è tutto tracciato, tutto segnato, c'è anche un bilancio economico a fine anno, quindi tutti i dati sono segnati, abbiamo i dati necessari per fare questo tipo di valutazione. Ecco che quindi ci siamo trovati in stalla, ho fatto anche una diretta l'altro giorno quando abbiamo fatto l'incontro io, il dottor Pier Antonio Boldrin, che è il medico veterinario tecnozoo che appunto si occupa sia dell'alimentazione delle vacche, ma che ha una passione anche proprio per la gestione economica dell'allevamento. C'era anche Italo Guarneri, che è il product manager tecnozoo che si occupa appunto di queste tecnologie, quindi del Moo Monitor, e ci ospitava proprio Sergio Borella di Gioia Farm, che sono qua tutti presenti questa sera nella riunione. Ecco, ci siamo preparati, abbiamo tutti i dati. Quindi questa sera andremo ad estrapolare tutti quelli che possono essere i vantaggi e soprattutto il ritorno di investimento nel momento in cui uno investe su questa tecnologia. Mi piacerebbe sapere anche da dove state seguendo la diretta, perché è una cosa interessante. Le giornate si sono fatte lunghe. Abbiamo fatto tre supposizioni prima, mentre ci siamo trovati noi, io e gli altri relatori. Qualcuno ci seguirà dal divano comodo a casa. Qualcun altro magari sarà impegnato ancora con i lavori dei campi, quindi magari vicino a un trattore con una pioggia di irrigazione che sta funzionando, chissà. Magari qualcuno sarà ancora proprio lì. Qualcun altro, magari più fortunato, ci seguirà dal mare. Boh, non lo sappiamo. Comunque, penso che le tre situazioni saranno più o meno queste. Ecco, io adesso non vorrei togliere tempo ad argomenti molto importanti. Quindi, se vuole collegarsi anche Sergio Borella, si presenta e presenta la sua azienda. Buonasera. Eccolo qua che arriva. Ecco. Eccoci. Ciao Sergio. E grazie per l'ospitalità Ciao. l'altro giorno. Ti abbiamo fatto perdere una mattinata, fondamentalmente, Ma ci mancherebbe. per fare il punto di Sempre situazione, costruttivo il però. confronto. No, ma anche perché sei ben organizzato, quindi con la tua organizzazione si riescono ad avere proprio dei dati che poi sono oggettivi e sono spendibili, considerando proprio questo strumento come un investimento, no? Ecco, la tua azienda è in provincia di Bergamo, a Barbata, quindi a sud di Bergamo, pianura padana, visto che qua ci seguono Esatto. da tutta Italia, forse anche qualche estero ci sta seguendo, e quindi meglio specificare, provincia di Bergamo, pianura padana. Gioia Farm, giusto? Gioia Farm. Sì. Ci puoi fare un attimo un'introduzione, una piccola storia della tua azienda, visto che l'altro giorno ti hai spiegato tutto perfettamente. Allora, io e i miei cugini siamo ormai la terza generazione che porta avanti l'azienda.
Eccola qua, si vede dall'alto. Però Tutto è questa è partito quella vecchia. da mio nonno e i suoi fratelli che erano arrivati alla Cascina Gioia come affittuari prima della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, e avevano iniziato l'attività. In Cascina erano presenti altre 7 o 8 famiglie che nei vari anni hanno abbandonato l'attività e piano piano noi come famiglia abbiamo rilevato tutti quelli che smettevano e alla fine siamo rimasti solo noi a condurre tutto il fondo che è collegato alla cascina. Nel 90 c'è stata la successione da mio nonno e i suoi fratelli a mio papà e mio zio. Io lo chiamo zio anche se in realtà sono cugini Emilio e mio papà. Appunto nel 90 hanno iniziato loro l'attività. Ai tempi avevano ancora le vacche legate, erano una cinquantina di animali in lattazione. E nel 92 hanno fatto il primo investimento. Si vedono in foto i due capannoni col tetto bianco. Quello di sinistra era praticamente la corsia di alimentazione dove le vacche andavano a mangiare, noi distribuivamo Unifeed, mentre l'altro, quello col tetto bianco di destra, è dove è stata realizzata la sala di mungitura e la sala d'attesa. La struttura col tetto rosso che continua al capannone della sala era la vecchia stalla, no? Dove è stata riammodernata, tolto le mangiatoie della stabulazione fissa, era stata fatta la lettiera permanente. E questa è stata la stalla che ha diciamo, lavorato, tra virgolette, no? Lavorato fino al 2012. E poi nel 2012 abbiamo realizzato la struttura odierna e diciamo che da lì io ho iniziato a gestire, a prendere in mano un po' le redini della gestione dell'allevamento. Non so se c'è foto Bene, grazie. dopo. Okay. Ah, ecco, questo era il passaggio alla sala di mungitura e il primo aumento di vacche. Questa è la stalla che abbiamo realizzato nel 2012, dove abbiamo le vacche in lattazione e eravamo anche iscritti appunto ai controlli funzionali e niente, sono 120 cuccette, poi 3 anni fa le abbiamo aumentate a 135 facendo una piccola modifica. Quindi tra le cuccette e la parte in lettiera del postparto, ad oggi mangiamo 150-155 vacche. Ecco, quindi è stata un'evoluzione nel tempo fondamentalmente, ecco, siete cresciuti, quindi un lavoro costante negli anni, un po' quello che Piccoli passi caratterizza. per cercare di non fare il passo più lungo della gamba, no? Come si suol dire. Eh beh, Piano una piano scelta siamo saggia. cresciuti. Sì, e tu stai portando avanti proprio in maniera egregia questa filosofia, perché insomma Io stai e con lavorando proprio. l'aiuto, col valido aiuto dei miei cugini che veramente Certo, sono certo, contento certo. dell'affiatamento che si è creato in azienda, che è una cosa molto importante. Sì, ecco, tu sei quello un po' più in evidenza, diciamo, ecco, sei quello più E in sono anche evidenza. Poi. quello che ha un po' meno capelli, diciamo. Vabbè, è un vantaggio, dai, da questo punto di vista, è sicuramente un vantaggio. L'altro giorno stavamo ragionando appunto anche proprio sui vantaggi che ti ha portato dal punto di vista operativo, no? L'utilizzo di un sistema così di monitoraggio della stalla. E ci dicevi appunto che anche le ore di lavoro dedicate ad alcune operazioni, per esempio facevi menzione, se non sbaglio, alla misurazione della chetosi, no? Che lo facevi prima su tutte le vacche inizialmente, Esatto, allora io da prima, quando per hai... Ecco.
Prima di installare i collari avevo una gestione del postparto dove quotidianamente, dopo la munta del mattino, no, alzavo le trappole del gruppo, così mentre si scaricava l'Unifeed, queste venivano catturate. Io tutti i giorni, per almeno i primi 10 giorni dopo il parto, misuravo le temperature e a 7 giorni provavo la chetosi su tutti gli animali, no? Quindi tratta di so, dai 10 ai 15, anche 18 animali, in base al numero di parti che c'erano, no? E quindi è un lavoro che portava via tempo, perché tra termometro, siringhe, perché la chetosi la rilevavo sul sangue per avere un dato numerico più preciso, quindi insomma era impegnativo. Poi ci dovevo essere per forza, no? Perché era un lavoro che facevo io nel momento in cui manco io, gli altri non è che possono sostituirmi in toto. Come io, se faccio anche la mungitura, o mungono o facevano i rilevamenti, quindi se mancavo, quel tipo di lavoro non veniva fatto, e mancava quello Certo. che era il controllo del postparto. Certo. Quindi hai concentrato di più, insomma, poi la tua attività su ciò che veramente serve e hai risparmiato tempo per fare altro, per quello che non era Sì, risparmiato assolutamente strettamente indispensabile. tempo e allo stesso modo ha aumentato il controllo, perché adesso il Certo. controllo non è solo nel momento in cui io sono lì a fare i lavori, ma è H24. Certo, sì. Una cosa che abbiamo notato l'altro giorno mentre facevamo i nostri commenti e le nostre valutazioni, no? E poi si vedranno i dati che mostreremo adesso pian piano nella prossima mezz'oretta di esposizione. Quindi questi dati decisamente, decisamente positivi. Però il tutto non è collegato solo al monitoraggio dei dati. Ad ogni dato raccolto, ad ogni dato osservato, cosa che tu fai in maniera eccellente, perché un sistema come questo dà tantissimi dati che però vanno seguiti, vanno gestiti, ma soprattutto al dato deve seguire un'azione. Quindi è vero, tu mi dicevi, no? Io vedo i problemi prima, cerco di prevenirli, però poi devo fare anche qualcosa per prevenirli. Quindi è tutto un insieme di azioni per cui noi abbiamo i dati, abbiamo un'osservazione molto migliore. E poi il nostro lavoro però deve andare a completare il tutto per evitare i problemi o dove ci sono cercare di risolverli. Quindi era molto importante questa unione, no? Perché non si pensi che installato il prodotto, Certo. pagata la fattura, ecco che questo fa i miracoli. No, non fa i miracoli, bisogna No, lavorare. esatto. Questo ti dice, ti manda l'allarme, l'allerta salute, il calo di illuminazione, ti fa vedere i grafici e te li fa vedere. Poi se io voglio, tra virgolette, rimanere sul divano o davanti al computer a farmi gli affari miei, la vacca poi peggiora, quindi lui c'ha Certo. voglia di mandarmi notifiche, allerte, eccetera. Però È poi. una cosa semplice ma non scontata, quindi è Esatto. buona cosa rimarcarla. C'era Pier Antonio, secondo me, che voleva intervenire. Adesso vedo il circolino lì che gira su di lui, quindi mi aveva chiesto di intervenire tramite messaggio prima, ma adesso secondo me è in difficoltà, quindi interverrà dopo. Sicuramente lo lasciamo intervenire poi successivamente. Tu hai ancora qualcosa da aggiungere, Sergio, per quanto riguarda proprio l'aspetto operativo del tuo lavoro? Perché poi i dati li vedremo, no? Sì, intanto posso dire che la scelta di mettere i collari per la rilevazione della rumorazione, eccetera, eccetera, all'inizio ero stato un po' titubante, nel senso che sì, mi piaceva, mi allettava l'idea, però non ero convinto di fare un investimento del genere. Poi con Italo. Ma appunto mi aveva fatto una proposta, dai, provali, ti mando 20 collari, li provi, e
E allora, visto che dal punto di vista riproduttivo i dati non erano male, ho deciso appunto di metterli nella fase di transizione per monitorare il pre e post partum. Quando magari tante volte sento, ah, ho provato i podometri o i collari, li ho messi sulle vacche fresche, così arrivo alla prima fecondazione o per vederli al lavoro, diciamo, sull'aspetto riproduttivo. Io invece ho preferito fare la prova per vedere, appunto, seguire quello che è l'aspetto sanitario nella fase di transizione. E quindi ho fatto Ecco, questi quindi... 6 mesi di prova con questi 20 collari e poi il passo a metterli a tutta la mandria è stato breve, Certo. perché poi avevo già toccato con mano la mole di dati e l'efficacia del sistema. Certo. Quindi l'hai fatto più per fare un piacere a Italo, diciamo, inizialmente. È stato più un piacere nei Diciamo confronti che è di stato un Italo che... piacere reciproco, no? Io da una parte ero Certo. curioso, lui giustamente ci teneva a farmi provare il sistema Mu Monitor e è stata reciproca la cosa, diciamo. Certo. Ecco, bene. Italo, tu hai... No, ecco qua, che tornando Pier Antonio. Ci senti, Pier Antonio? Sì, si era scollegato un attimo. Ecco, mi dicevi che volevi intervenire, perché dopo tu hai tutti i dati, anche dal punto di vista economico, visto che è la tua passione un po' gestire anche le stalle dal punto di vista del bilancio economico, no? Del break-even point, l'IOFC break-even point, ma ne parleremo un'altra volta. Quindi la tua passione è anche quella, oltre all'alimentazione e la gestione delle vacche. Hai qualcosa da aggiungere? Volevi dire qualche cosa? Volevo soltanto ribadire quello che ha appena giustamente detto Sergio, cioè Cascina Gioia era un'azienda con dei dati di tipo tecnico e gestionale invidiabili, no? Sia sotto il profilo riproduttivo, relativi alla fertilità e anche all'aspetto produttivo e sanitario. Sanitario anche perché c'era, come ben diceva Sergio, una gestione attentissima delle vacche partorite con un impegno collegato ovviamente e probabilmente per l'amicizia che lega Sergio e Italo è stata l'occasione di puntare su questa area di lavoro perché se si trattava di fertilità nessuno dei due, ma neanche Italo, pensava che potesse esserci un beneficio, no, dall'impiego di un attivometro, di un collare così anche così buono come un monitor, ma in una realtà in cui i dati erano a livelli quasi ottimali o addirittura ottimali. In realtà poi, applicando il sistema, ci siamo resi conto tutti che anche in una situazione ottimale ci possono essere delle ulteriori migliorie che derivano da aspetti che poi lavorando si capiscono anche bene e poi penso che ne parlerà già di seguito Sergio. Per quanto riguarda per esempio l'attività di monitoraggio delle vacche freschissime, il sistema ha sì ridotto l'impegno orario e l'attenzione perché ha concentrato l'attenzione sulle vacche che necessitavano in maniera specifica di un controllo individuale senza abbandonare le altre. E non so se Sergio l'ha sottolineato perché mi era scollegato un attimo per problemi di connessione, ma nei primi 3 mesi della prova, del semestre di prova dei primi collari, Sergio ha continuato a fare le normali operazioni, no, sulle vacche di monitoraggio. E proprio in questo primo trimestre ha visto che le vacche che avevano un determinato percorso di rilevamento in base agli algoritmi sviluppati dalla macchina, veramente potevano essere non seguite, ma non perché abbandonate o meno attenzionate. Semplicemente perché confermavano attraverso questi grafici di essere in piena forma da un punto di vista sanitario. E la cosa in più che si è capita poi utilizzando il sistema in questa fase, che noi potevamo monitorare già prima del parto l'animale in maniera molto dettagliata, no? Cose che prima non si riusciva a fare con le procedure che normalmente si mettono in atto come protocollo nel post-parto. Per cui tante cose sono fruibili e capibili dopo,
Una di queste la stiamo implementando, ne abbiamo discusso, ma ne parleremo dopo. È come sfruttare un sistema di rilevamento anche in presenza di un ottimo approccio, qual è il double of sync nella prima fecondazione. Ma di questo parleremo un attimo dopo. Adesso lascio continuare a Sergio un po' la descrizione dell'esperienza avuta col sistema. Sì, grazie Pier Antonio. Hai fatto un giusto appunto che mi ero dimenticato di dire, che appunto quando ho iniziato la prova con i 20 collari non ho abbandonato subito quelli che erano i miei protocolli di monitoraggio, ma ho continuato, ho iniziato a collegare le eventuali patologie che rilevavo io, non so, un'alta temperatura, con delle curve di ruminazione in leggera discesa, diciamo, mentre una chetosi ha una ruminazione che è molto fluttuante, sale e scende, piuttosto che un collasso puerperale dove vedi la curva di ruminazione che crolla nel giro di 12-13 ore, ti passa dai 600 minuti ai 100 minuti, proprio un tracollo verticale. E quindi io ho collegato le patologie che rilevavo con i miei protocolli alle varie curve che il sistema mi dava. E poi, come giustamente hai detto, quelle che dopo il parto riprendono, vanno e sono a 500 o più minuti di ruminazione, è inutile perdere tempo con termometro o striscette, perché l'animale è sano e quindi diventava inutile perderci tempo, mentre sulle curve atipiche è lì vai a focalizzarti e a prevenire le eventuali patologie che potrebbero arrivare in seguito. E qua si comincia a portare a casa i primi soldi, no, degli investimenti che noi abbiamo fatto, perché si tratta di tempo risparmiato, ovviamente, senza trascurare niente, tuttavia, e si tratta anche di mezzi tecnici risparmiati, nel senso che anche le strisce per il rilevamento della chetosi e quant'altro hanno comunque dei costi che dobbiamo sopportare. Ma il punto è che noi risparmiamo senza perdere niente, anzi, addirittura migliorando la nostra capacità di monitoraggio sia prima che nel postpartum. Sì, il fatto di avere il collare appunto permette di seguire anche gli animali prima del parto, cosa che non facevo, e fortunatamente ho pochissimi casi, però può capitare che la vacca ancora prima del parto sia già in collasso. Io prima non sarei mai potuto essere in grado di vederlo fino al momento in cui la vacca partoriva e ti rimaneva a terra. Oggi posso vederlo anche prima del parto se noto, appunto, come dicevo prima, il crollo totale della ruminazione. Allora posso intervenire con del calcio anche prima del parto e aiutare la vacca anche al parto e questa non rimane a terra. Come Questa è tutti stata una delle sappiamo. poche cose, tra l'altro, appena messi i collari, i 20 in prova, dopo una settimana, che okay, guarda caso, ho trovato subito questo problema. Tra l'altro, era un giorno che avevo il veterinario in azienda per la ginecologia, c'era sta vacca che stava partorendo, fa fatica, non fa fatica, il veterinario mi fa: per me è in collasso, facciamogli un calcio, vedi che poi partorisce. E difatti così ho fatto, indovena di calcio, la vacca dopo mezz'ora ha partorito e poi guardando la ruminazione era già crollata. Ovviamente il sistema mi aveva già segnalato che c'era un problema. Poi io, non conoscendo ancora il sistema e come erano le curve, non ero in grado di capirlo. Piano piano poi ho imparato ad utilizzare tutte le potenzialità del collare. E noi tutti sappiamo quanto importante sia la precocità di intervento per
l'effettiva efficacia terapeutica, no? Di fronte più o meno a qualsiasi patologia. Prima interveniamo, prima riusciamo a individuare la patologia, più probabilità abbiamo di una piena riuscita e anche minor costo. Per quanto riguarda il tempo risparmiato, ragionavamo con Sergio, era quantificabile in una realtà come la sua azienda, grosso modo in circa un'ora al giorno, e un'ora al giorno già moltiplicata anche per una banale cifra di 10 euro, produce già un utile superiore ai 3.600 euro, no? All'anno, per dire, oltre a qualche risparmio di mezzi tecnici come le strisce della chetosi, eccetera. E costano. Poi la più grande. Come? Dico, e hanno un costo non indifferente le striscette? Sì, perché poi ne va via una, due, tre, cioè se uno vuole fare un lavoro sistematico, effettivamente generano anche loro un loro costo, appunto. E poi è partita tutta la ricaduta positiva anche in senso economico sotto il profilo riproduttivo, no? Penso che è partita la questione sia sulle manze, dove sono sparite di fatto le sincronizzazioni, se vuoi parlarne. Sì, diciamo che prima sincronizzavo a tappeto anche tutte le manze. Io ho in una struttura sempre della cascina, ma con la mangiatoia rivolta da un lato, dove non le ho sotto controllo come ho le vacche. E allora per essere un po' più incisivo sulle tempistiche al primo intervento, avevamo deciso di fare sincronizzazione dopo la visita del veterinario. Lui mi indicava quali fare la PG, quali aspettare, ecco, diciamo. Col collare ho ridotto tantissimo questo. Praticamente adesso faccio le PG quasi esclusivamente a manze quando abbiamo degli embrioni da impiantare, ecco, per avere un numero di riceventi considerevole e non aspettare l'una o due dei calori naturali. Sulla slide in visione si nota per esempio il tasso di concepimento al primo servizio nelle manze attualmente in azienda, ed ha un valore di 61,1%, che è veramente buono alla luce del fatto che tutte le prime fecondazioni delle manze e anche le seconde in gran parte sono fatte con seme sessato, tra l'altro. Mi confermi, no? Sì. Forse è solo un 5% di manze che faccio col seme convenzionale, perché magari sono figlie di vacche positive alla neosporo, allora per cercare di contenere un po' il problema, quelle le fecondo col convenzionale. E alla luce di questo, imparando a sfruttare il sistema, sottolineava Sergio come ha compreso che il momento ideale nella fecondazione con seme sessato dell'animale in estro è la fase terminale, ovviamente, del calore, come sappiamo, visto che il seme sessato di fatto è già capacitato e quindi già in grado di fecondare appena inserito nelle vie genitali femminili rispetto al seme convenzionale. E anche questo è un'opportunità che una tivometria di precisione con un algoritmo molto preciso come quello di Moon Monitor ci dà come possibilità per sfruttare meglio sia un seme di una certa qualità, 60, sia per migliorare i concepimenti. Quindi non si tratta solo di avere un miglioramento dell'HDR, del tasso di fecondazione degli animali, ma anche un miglioramento del CR collegato proprio per una migliore tempistica di inseminazione rispetto all'estro, che col seme convenzionale pesa, ma col seme sessato è fondamentale. I risultati lo dimostrano, compreso anche il tasso di concepimento al primo servizio nelle vacche, che è molto molto buono, 51,7. Questo è un primo servizio ancora attualmente in double, e sollecitavo Sergio su una esperienza che stiamo cominciando a fare in alcuni allevamenti e che reputavamo, discutendone assieme, interessante, che è quella di integrare il sistema monitor con il double.
e in quale maniera. Siccome il monitor mi dà la storia estrale dell'animale dal parto in poi, tutti gli animali che nei primi 50 giorni del postpartum presentavano dei calori evidenti, monitorati, pensavamo di escluderli dal double, perché il double alla fine dà gli ottimi risultati che tutti noi conosciamo, anche per il fatto di far vivere al follicolo che poi utilizzeremo per la fecondazione un'esperienza progestinica molto buona, no? Nei cicli a lui precedenti. Ma se questo naturalmente già avviene, non c'è motivo di pensare che il calore che io utilizzerò successivamente in forma naturale rilevato dal sistema dia dei risultati diversi dal double. Mentre invece tutte le vacche che a 50 giorni non hanno manifestato situazioni di normale ciclicità estrale e quindi presumibilmente con una storia progestinica dei corpi luti piccoli o meno efficaci rispetto a quelli che ci aspetteremo in maniera ideale, quelle le sottoporremo ancora al double per sfruttare anche, diciamo, la capacità tra virgolette terapeutica del protocollo di sincronizzazione considerato. E in questo senso è un modo, dalle prime esperienze che stiamo facendo, di non perdere niente, ancora una volta di recuperare anche dei costi e del lavoro, perché si tratta di selezionare meno animali da sottoporre al double senza perdere nulla, e cominciare anche a impostare un lavoro di fertilità più in sintonia con quello che l'opinione pubblica e le normative che si stanno ventilando probabilmente ci chiederanno nel prossimo futuro, cioè quello di un utilizzo più contenuto anche delle sostanze ormonali, che non vanno assolutamente demonizzate, ma vanno gestite, come del resto anche il farmaco e l'antibiotico, in maniera corretta, puntuale e solo quando necessario, probabilmente. Ma poi ci sono state anche altre situazioni, no? Dicevi, Sergio, sulla fertilità, per esempio, hai già cambiato, mentre questa è un'impostazione che stiamo valutando di mettere in atto anche nella tua azienda come in altre, hai già eliminato il resync, mi sembra, no? Sì, sì. Prima di avere i collari su tutte le vacche, io applicavo double of sync e resync. Quindi tutte le vacche che avevo in lista di diagnosi andavo a preparare fatto del GNRH la settimana prima della diagnosi, in modo che all'eventuale gravidanza non confermata la vacca era già pronta per la prostaglandina ed essere fecondata dopo 3 giorni. Ecco, questo ho smesso di farlo perché parte delle vacche vuote praticamente viene segnalato il calore dal collare e io lo fecondo su calore naturale e il ritorno. Infatti anche questa, il report da si alleva mi dice che io sono passato da un 98% di fecondazioni di rifecondazioni, scusate, oltre i 40 giorni a un 60%, quindi è un 40% di animali in meno che mi arrivano alla diagnosi vuoti, perché è fecondo su calore naturale. Quindi già lì una riduzione anche dell'uso di ormoni in azienda. E questo ha anche una ricaduta economica molto alta, perché l'animale che riesco a fecondare in ruota, no? Invece che ritrovarmelo vuoto alla diagnosi successiva, recupera, se fate i conti, su almeno circa la metà delle vacche, visto l'alto tasso di concepimento al primo servizio, ma recupera circa 10 giorni del ciclo estrale dei 20 successivi al primo, no? E 10 giorni aperti recuperati per anche un valore modestamente di 5 euro, stiamo parlando di 50 euro a vacca e quindi di una cifra che supera gli 8.000 euro. Se cominciate a sommare gli 8.000 euro di questa voce con gli oltre 3.600 euro della voce del lavoro di prima, senza le altre
piccole grandi spese di materiale, siamo già arrivati a una cifra che supera i 12.000 euro, che è già circa la metà dell'investimento fatto su tutti i collari, per esempio, no? È una cosa veramente straordinaria. Si tratta di uno strumento che si ammortizza in tempi inferiori ai 2 anni, anche partendo da situazioni di estrema efficacia gestionale, no? Perché uno dice: parto da un disastro, è ovvio che un sistema molto efficace mi dà una mano grande e guadagno tanto. Ma quello che ci ha sorpreso, sinceramente, è stato anche l'effetto economico producibile anche in una realtà come quella di Sergio, e non è un complimento, ma semplicemente una constatazione, che era già ad ottimi livelli di tipo tecnico, da tutti i punti di vista. Però quei 10 giorni aperti li ha recuperati per il semplice fatto che i calori si perdono anche nei migliori allevamenti, e c'entra poco sia con la capacità di visione degli operatori sia con lo stato delle vacche, cioè vacche che stanno bene e operatori attenti li perdono comunque questi, se non hai un sistema. Non fosse altro perché oggi le vacche da latte ad alta produzione hanno un tale consumo metabolico di tipo ormonale che l'estro si esprime per poco tempo e spesso nel periodo notturno, per cui hanno un bel estro ma molto corto, no? E quindi per questo motivo lo perdi. Non è che abbiano delle patologie, degli estri silenti o altro, è semplicemente un estro corto, un estro di 2-3 ore invece che le 6-7-8 di una volta, e quindi un estro che ti scappa se non hai un sistema che per te sta sveglio anche di notte. Posso intervenire un attimo io da comune mortale, giusto per tradurre tutti i concetti super raffinati che avete espresso fino ad ora, per chi si è collegato magari a metà, visto che le dinamiche di queste dirette sono un po' particolari, a dire la verità non le ho ancora capite bene. Comunque le persone vanno e vengono, si collegano e si scollegano, e poi magari qualcuno alla fine può rivedere tutto insieme. Quindi giusto per capire, stiamo parlando di Moon Monitor, che è un sistema di rilevamento calori, ma non è solo rilevamento calori, è un monitoraggio della mandria. Quindi e Sergio lo sta sfruttando al meglio, un prodotto di Dairy Master. Monitoraggio della mandria che ci ha permesso qua nell'allevamento di Gioia Farm, di Sergio Borella e dei suoi cugini, non solo di migliorare la fertilità, che comunque era già ottima, quindi non era l'obiettivo quello, non era migliorare la fertilità, non è un, a volte si parla di collare, si dice metto il rilevamento calori, no, non è solo il rilevamento calori, ma è un occhio sulla mandria costante durante tutta la giornata, di notte e di giorno. Quindi ha migliorato praticamente l'osservazione della mandria, ha migliorato quello che è l'anticipazione delle patologie, perché Sergio ha capito con l'utilizzo del prodotto quali sono i segnali e quali sono le patologie correlate ai segnali che lo strumento dà. Quindi tanti dati che vanno interpretati e vanno e guideranno le nostre azioni future, e di conseguenza la prevenzione di alcune patologie, l'osservazione di tanti altri problemi che poi vengono visti prima e quindi evitati. Quindi non è una formula magica, non dà meno lavoro, anzi ci permette di lavorare in maniera più oculata e dedicare il tempo dove serve. Questa era un po' la... Poi ecco, grazie a Pier Antonio stavo anche parlando di un minor utilizzo di farmaco, un minor utilizzo degli ormoni, in quanto i vantaggi del rilevamento dei calori ovviamente porta anche a questi aspetti che non sono da meno. Stiamo passando invece sull'aspetto economico e abbiamo solo iniziato e abbiamo già, siamo a metà e abbiamo pagato metà dell'investimento. Secondo me se vi lascio parlare ancora un po' riusciamo a completare l'investimento, a tornare a ricoprire completamente la spesa iniziale e poi cominciamo anche a guadagnare. Quindi vi lascio andare avanti perché la strada è solo in discesa. Pier Antonio. Sì, volevo soltanto porre la vostra attenzione sulla slide che avete di fronte in questo momento, no? Ci sono i giorni di lattazione 186,3, ci sono le vacche gravide che sono 118,
quindi il 66,7%. Se voi fate il rapporto, come è giusto fare, tra giorni di lattazione e percentuale di vacche gravide, esce un numero che è sempre bene avere in mente, che normalmente dovrebbe essere compreso in condizioni ottimali tra 3 e 3,5. Se voi dividete 186,3 per 66,7, invece viene fuori un numero che è 2,79. Cioè un numero straordinario, perché andiamo addirittura sotto il 3. Questo fa capire le potenzialità che ha un sistema, ovviamente applicato ad un allevamento ben condotto e con operatori attenti. Però questi numeri vi posso assicurare che sono estremamente rari da ritrovare. E il 51,7% che abbiamo di tasso di concepimento a primo servizio nelle vacche, su tutte le vacche, quindi non solo le primipere, non solo fa capire che stiamo lavorando con vacche gestite bene da tutti i punti di vista, ma fa capire che l'aspetto sanitario del postpartum, che mi consente di porre in atto anche il sistema, è molto efficace, che non ha fatto perdere niente, pur riducendo il tempo di lavoro, no? Come diceva prima Sergio, ai buoni protocolli che già prima di inserire il sistema si applicavano, e perché sennò le vacche, se non stanno bene, non rimarrebbero gravide anche in questo modo qua. E tra l'altro ha 88 giorni di parto prima inseminazione, quindi in un tempo corretto e molto moderno da tutti i punti di vista, economicamente parlando, perché vuol dire anche non tagliare le curve di dilatazione, sfruttare al massimo la persistenza anche delle nostre attuali moderne vacche da latte ad alta produzione. Per cui numeri eccellenti che meritano i complimenti a Sergio e a tutta l'azienda, ma che confermano come sistemi di questo tipo siano una delle strategie necessarie per raggiungerli. Senza queste strategie di monitoraggio, i risultati possono essere molto buoni, ma queste eccellenze si fanno fatica a portare a casa. I 10 giorni aperti fondamentalmente te li becchi, no? Perché ti scappano. E per quanto riguarda il miglioramento sanitario, non si tratta solo di un'attenzione molto precisa e precoce della patologia eventuale, ma si tratta proprio di una riduzione delle patologie. Sergio diceva, ma mi dite che mi diceva Italo che si riducono anche le situazioni di chetosi. Come fa un collare a ridurne? In realtà, se ci pensate bene, è un concetto veramente correlato, ma secondario. Cioè il giorno in cui io riesco a migliorare la fertilità da tutti i punti di vista, compreso l'interparto, no? Che si riduce di 10 giorni per via del parto concepimento ridotto nei 10 giorni aperti, avrò sicuramente potenzialmente delle vacche più in ordine da un punto di vista di body condition score, e noi sappiamo come questo parametro sia uno dei più correlati con il rischio chetosico al parto, al di là delle strategie nutrizionali che possiamo mettere in campo in asciutta, in close up, e a cascata anche le patologie correlate alla chetosi, come l'ipocalcemia in parte e la mastite, per esempio. Per quanto riguarda chetosi, ne accennava prima Sergio, la si intravede molto bene per gli andamenti fluttuanti della ruminazione già nei giorni che la precedono, prima ancora addirittura che il latte, no, o i corpi chetonici diventino importanti nel monitoraggio. E la stessa mastite, penso che sia un'esperienza anche di Sergio, anche se di questo non ne abbiamo parlato, ma vi do un'esperienza mia personale, visto che anch'io ho i collari nella mia azienda. Le mastiti gravi di tipo acuto, come possono essere quelle da coli, vengono premonitorate dal collare circa almeno 12 ore prima del loro evento clinico acuto, no? E questo vi posso assicurare, come ben sapete, che nel tentativo terapeutico di una mastite acuta da coli spesso vuol dire vacca viva o vacca morta, no? Perché sappiamo bene quale terapia mettere in atto, ma sappiamo bene anche quanto le ore, non i giorni, li contino, no? Ecco.
Fatto bene a segnalare anche questa cosa della mastite. Tante volte quando ti arriva l'allerta che vedi il crollo della ruminazione, dici speriamo che abbia perso il collare. Perché sai già che quando arrivi o trovi vacca completamente bloccata o appunto una mastite da coli di quelle che hanno la mammella che diventa il doppio e dura come il cemento. Allora la speranza è sempre quella, speriamo che abbia perso il collare e almeno arrivi e trovi la vacca a posto e il collare magari appeso ai tubi delle cuccette. Però sì, Qualche anche quella delle mastiti effettivamente si dà una mano anche lì. volta succede che il collare si perde e magari diamo il là a Italo per dire quelle due o tre specifiche di questo divometro che merita di essere descritto, perché per esempio ha un sistema di chiusura a pressione che di fronte a situazioni di eccessiva pressione si apre, no? Questo è vero, ti fa perdere il collare da cercare in cuccetta o sulla corsia, però ti evita qualche vacca strozzata che con altri sistemi qualche volta capita, no? E anche questo mi è parso una cosa molto intelligente quando mi è stata presentata e poi ho avuto modo in campo di verificarla, perché vuol dire che chi ha pensato, progettato e messo a punto questo sistema, qualche vacca l'aveva vista e gestita direttamente. Prego, Itro, se vuoi. Ecco, buonasera a tutti, mi tocca. Allora, per quanto riguarda il collare antisoffocamento, sì, già è stato molto esaustivo e quindi da questo punto di vista assolutamente d'accordo. Come dicono diverse volte, è meglio trovate, perdere, non so, un collare piuttosto che trovare la vacca appesa, anche perché questo succede soprattutto quando magari hai delle trappole vecchie o comunque delle stalle dove ci sono molti, molti appigli dove il collare può rimanere agganciato. E quindi questo anche parlo per esperienza. Una cosa veloce, velocemente, anche perché diciamo, non voglio rubare tempo a quello che è il vero topic della serata, e anche perché ne abbiamo discusso un po' anche l'altra volta, il mio monitor, cioè, che cosa, cercando un po' la sua peculiarità rispetto agli altri, è questo accelerometro che fa 3 milioni e 150 punti dati al giorno, cioè 12 misurazioni per piano al secondo, e tutto questo cosa viene fatto? Viene trasferito praticamente in cloud. Questa è un po' la sua peculiarità, quindi totalmente, cioè, non c'è bisogno di un programma o un computer dedicato in azienda, è in cloud. L'unica cosa che serve è una connessione internet. Ogni 15 minuti i dati vengono diciamo aggiornati, quindi trasmessi ai server in tempo reale, tornati sul telefono, o sul computer, cioè nel senso nella versione web, su qualsiasi computer connesso a internet. Quindi io ho i dati al massimo in ritardo di 15 minuti. Quindi ecco perché si è sempre abbastanza avanti, proprio perché i dati sono praticamente in tempo reale. Queste veloci slide che possiamo vedere, vediamo nella prima slide quello che è un po' il sunto del monitor, e tra queste, oltre che non so, del calore, vacche che stanno entrando piuttosto che alletta, comportamento, quello che a me piace molto, comunque vedo che anche agli allevatori piace, è quello che si vede con l'occhio, che è vista, ed è un gruppo virtuale dove si mettono gli animali che si vogliono vedere. Se io avessi non so, 300 vacche o 180 come ha Sergio, ma quelle due o tre vacche che vuole tenere sott'occhio perché a voi che ha partorito, voi che l'hanno operata, gli hai fatto i piedi qualcosa, io quando schiaccio quel gruppo mi escono solo quegli animali che io voglio andare a vedere. Quindi questo è proprio molto pratico da questo punto di vista. Mentre invece sulla destra vediamo la nuvola, e anche questa sempre in tempo reale, dei miei animali, e quindi il colore è il tempo, è il momento della lattazione, gravida, appena fecondata, asciutta, eccetera. E in basso c'è la linea della ruminazione e alimentazione, e diciamo a sinistra c'è la linea del riposo, quindi in attività. Quindi la nuvola più si sposta verso
in alto a sinistra, più gli animali stanno male. Questo posso saperlo ancora prima che mi venga dato l'allarme, perché è in tempo reale. E quindi poi, mettendo il nostro dito su un puntino, io so, mi dice quell'animale, e la striscia appena sopra mi dice come sta andando l'animale nei suoi, diciamo, nei confronti del gruppo. Il grigio è il gruppo, il colorato è l'animale, e quindi so anche come sta andando. Una cosa subito velocissima che andava per completare, che il sistema è fatto praticamente dal collare e da un'antenna che ha in campo aperto circa un chilometro di portata, insomma, ecco. Quindi sempre ovviamente in campo libero è tra quelle sul mercato, diciamo, la più potente, ed è l'unica cosa che serve: collari ed antenna connessa a internet. Tutto questo è velocemente come funziona il sistema. Quindi noi in stalla abbiamo collari sulla vacca, antenna appesa a un muro da qualche parte che abbia una connessione internet via cavo o via wifi, wifi. Sempre meglio, ecco, e tutti i dati arrivano sul telefono, quindi sul telefono, ecco, dell'allevatore, piuttosto che anche su quello del tecnico alimentarista o quello del veterinario aziendale, in maniera da poter fare anche un gruppo di lavoro e creare proprio un team che tiene sotto controllo tutto l'allevamento. Corretto, ha detto bene. Infatti ci sono, c'è qualche allevatore che, dove magari il veterinario va a fecondare, allora non c'è bisogno che l'allevatore chiami il veterinario, passa a fecondare la vacca, perché gli arriva sul telefono. E la stessa cosa, invece, non so se abbiamo sistemato la vacca, abbiamo fatto la vacca, eccetera, il veterinario non c'è bisogno che ripassi per vedere come sta, perché la può seguire dovunque. Poi può decidere se ripassare perché voglio coprire gli occhi, o magari chiama l'allevatore e dice: guarda, cambia terapia perché non sembra stia funzionando. E quindi questo è più o meno il discorso. È proprio un occhio sulla madre anche a distanza. Giuseppe ha detto giustamente un'antenna, perché ne basta una, nel senso che è un'antenna un po' particolare, e questo meriterebbe una piccola definizione, secondo me, da parte di Italo, no? Beh, è un'antenna, come ti dico, è quella che ha più portata sul mercato, perché, ed è anche un po' il nostro punto di forza, perché diciamo che dove la mettiamo, non è che poi dove la metti rimane, bisogna studiare bene il posto, però so che in altre condizioni altri sistemi potrebbero non farcela. Può essere testimone anche Sergio che la sua è proprio appena fuori dall'ufficio, sotto un portico, e le mandi sono un po' da tutta parte, insomma. Questo è un po' una, ed è, torno a dire, tutto questo, anche il sistema, anche il accelerometro stesso ha una PCB, e tutto aggiornabile in remoto, quindi è come il telefono, sia la base station che il tag, che anche l'applicazione, eccetera, è tutto aggiornabile in remoto. Quindi chi l'ha preso, non so, 4-5 anni fa, ha la versione di chi l'ha preso oggi, lo prenderà settimana prossima. Tutto questo è proprio aggiornabile e fa parte del pacchetto. E poi, ecco, una cosa che cui tengo a sottolineare è che non è necessario essere degli ingegneri informatici poi per gestire questo software. È una cosa molto intuitiva, ecco, che un utente medio con conoscenze medie di informatica e di, così, di padronanza con un telefono riesce a gestire in maniera egregia. Questo è assolutamente vero, perché riesco a gestirlo anch'io, e quindi ma infatti valore. mi riferivo a te, mi è venuto proprio in mente, non l'ho detto a caso, perché... e lo confermo. Io adesso suggerirei invece a Sergio di definire un attimo le slide successive che sono sugli animali, e così poi possiamo arrivare a quelle un po', perché abbiamo sempre parlato di numeri stasera, ma solo parlati. Invece mi piacerebbe, che era un po', come dicevo prima, il topic della sera, mettere un po' i numeri in risalto, e non solo a voce, insomma, ecco. Sì. Ecco, questo per esempio, no, come dicevo appunto prima del collasso puerperale, è un allarme che mi è arrivato a 12:45,
Io mi sveglio alle 4, mi era già la prima cosa che faccio è controllare sull'applicazione mentre vengo in cascina e c'era sta vacca in allarme, col tracollo così repentino della ruminazione, il sospetto è quello che la vacca avesse un collasso. Non lo so se poi sarebbe rimasta a terra, perché io prima che partorisse sono intervenuto come l'esempio che ho fatto prima, con del calcio in vena e la vacca ha poi partorito e a terra non c'è rimasta. Quindi abbiamo, per quello che ho fatto mettere sospetto collasso puerperale. E di solito tutte bene o male hanno un calo di ruminazione al parto, però non così tanto. Questa è ancora la vacca di prima con dei altri report che si possono vedere da PC, dove ci sono le varie fasi rilevate dal collare. Ecco, appunto, vedete in alto a destra il calo della ruminazione e il conseguente aumento del riposo e calo dell'ingestione. È proprio automatica la cosa, no? Cala la ruminazione, quindi la vacca cosa fa? Non fa niente, aumenta il riposo. Ecco, questa invece è una sospetta metrite, quindi una sospetta. Io quando misuravo le temperature qui c'era della febbre sicuramente. Vedete che il calo non è così drastico. Ma inizia 7-8 giorni prima, c'è un primo calo, poi una leggera ripresa, poi ancora un calo netto e poi dopo la terapia di antinfiammatori, così la vacca piano piano ha ripreso e quindi vuol dire che l'intervento terapeutico è stato efficace. E come diceva prima Italo, io col veterinario, soprattutto quando abbiamo non so, la dislocazione per dire la vacca dislocata, allora nel post-operatorio tutti i giorni per i primi 2 o 3 giorni faccio lo screenshot del grafico della ruminazione per proprio vedere se l'animale sta riprendendo e senza che lui venga in allevamento eventualmente indicarmi degli interventi da fare. Questo, come dicevamo prima, sull'utilizzo del sessato, vedete nel grafico centrale che è quello di rilevamento orario del collare, si ha un picco di attività, come l'attività inizia ad aumentare, aumenta, adesso non mi ricordo che percentuale, mi arriva la notifica che è in calore, allora io se è una manza monitoro quella che è la curva. E vado a fecondare quando praticamente il verde sta finendo, quando praticamente l'attività è quasi ritornata a livelli normali, quello è il periodo migliore per fecondare le manze col sessato. Compatibilmente con gli orari, perché se alle 7 di sera siamo a metà, la fecondo lì, però nell'arco di una giornata posso giocarmi prima di mezzogiorno oppure no, la fecondo domani mattina, però con cognizione di causa posso decidere. Ecco, questi sono i calcoli che stava facendo prima Giampiero, quindi qui lo può commentare lui. Sì, come vedete, ci sono anche delle cifre collegate al farmaco, no? Direttamente risparmiato, che noi abbiamo messo solo il costo farmaco, in realtà il costo farmaco si tira dietro anche un costo lavoro per ovviamente eseguirlo, che vale almeno quasi altrettanto di solito. Però la cifra più importante, che non è stata esplicitata, è quella dei 10 giorni di aperti che recuperiamo mediamente grazie il numero di interventi fecondativi che precedono che coincidono con la prima ruota dopo la vacca fecondata non rimasta gravida. E quell'importo lì sono 10 giorni per 5 euro almeno, sono 50 euro moltiplicati per tutte le vacche. Quindi lì abbiamo quel valore che supera in questo caso
per la numerosità delle mandrie di Sergio, gli 8.000 euro che dicevamo prima. E poi abbiamo ancora i 700.000 euro di farmaco legati a una riduzione del resinc, a un'eliminazione del resinc e a, sostanzialmente a un'eliminazione delle PG nelle mandrie. Poi ancora abbiamo un costo relativo alla manodopera, a quell'ora di giorno, al giorno risparmiata che si ragionava con Sergio, qui è stata valorizzata a 15 euro, credo che sia un valore più consono rispetto ai 10 che per comodità di moltiplicazione avevamo usato prima, e anche qua vedete abbiamo un valore che supera i 5.000 euro. Quindi 5 più 1.000 di farmaco, diciamo, più 8.000, siamo già a 14.000. E poi qua c'è una disamina delle patologie, quindi della componente sanitaria, che equipara di fatto tutto l'aspetto di fertilità. L'aspetto di fertilità, questi 5.000 più 8.000 che abbiamo detto, fertilità e tempo, risparmiato nel postparto, la fertilità di 8.000 euro è una fertilità che comincia già a avere un suo peso economico, ripeto, in un'azienda in cui la fertilità era ottima. Se ci trovassimo a implementare il sistema in aziende con fertilità in situazioni meno ottimali di quella che già aveva la Cascina Gioia, vi posso assicurare che la cifra tende a raddoppiare o addirittura a triplicare. Mentre l'aspetto sanitario, che normalmente si ritiene poco importante in senso economico, ha anche in situazioni buone come quella di Cascina Gioia dei valori, come vedete in questo caso, per il risparmio degli episodi di chetosi, collasso. Per quanto riguarda le polmoniti, non è che il sistema evita la polmonite ovviamente, ma consente delle terapie precoci basate sull'integrazione degli algoritmi, così come pure l'attendibilità del calore rilevato in un monitor è veramente buona anche rispetto ad altri sistemi, semplicemente perché utilizza in maniera integrata gli algoritmi sia della ingestione, sia dell'illuminazione, sia del riposo, e utilizzare algoritmi così raffinati è possibile grazie al sistema cloud, perché come ricordava prima Italo, la numerosità dei dati è fondamentale per avere poi la risposta, ma l'elaborazione di una tale massa di dati implica la potenza di elaboratori che a livello domestico non si possono avere, mentre a livello cloud ovviamente sì, e questa è l'opportunità che ci dà un sistema di questo tipo. E come sommatoria, nel caso specifico, abbiamo una cifra di 13.200 euro. Morale della favola, 13 più 5 più 8, siamo a cifre che si avvicinano di molto alla cifra totale dell'investimento, che è stato di, se non ricordo male, in questo caso di 25.000 euro. 24 qualcosa. Sì, poco meno di 25.000 euro. Quindi, diciamo, in condizioni normali il sistema si ripaga intorno a un anno e mezzo di vita. Se uno lo sfrutta al massimo delle sue potenzialità, si potrebbe addirittura arrivare all'anno di vita. Comunque, tra l'anno e i 2 anni il sistema è assolutamente ripagato, con dei tempi di ammortamento sostanzialmente non normali per qualsiasi apparecchiatura, insomma. Certo, quindi ecco, no, volevo aggiungere una cosa, non per creare false aspettative, ma che nel momento in cui uno fa l'investimento, in un anno e mezzo è ripagato. Beh, il discorso ci sta, però prima devi fare qualche mese per imparare ad utilizzarlo. Poi, come si diceva, il discorso di miglioramento sulle patologie arriva nel momento in cui sistemi la fertilità e quindi gli animali arrivano con un BCS più corretto all'asciutta e quindi partoriscono e poi non mostrano le patologie. Quindi
discorso economico ci sta, non è immediato che uno veda subito il risultato, ecco. Bisogna sì. lavorare e sfruttare il sistema per poter arrivare appunto a questi risultati, ecco. Verissimo, Sergio, è vero anche che le opportunità che ti dà il sistema, per esempio, di rendere più efficace la terapia in quanto più precocemente messa in atto, è un'opportunità che il sistema dà a chi la coglie. Se uno dorme, può avere anche il sistema e mica risolve il problema, no? Per cui hai fatto bene a segnalare il tutto, è anche vero che il sistema di per sé questo te lo dà. E quindi... E no, normalmente ragionando in termini normali di investimento di un bene strumentale in 5 anni, comunque se tu dividi la cifra in 5 anni, direi che già dal primo anno si ripaga tranquillamente con gli interessi, perché, sicuramente. Perché sì. I 25.000 euro, che poi erano leggermente meno, ma facciamo 25 per comunità, 5.000 solo con la fertilità legata ai 10 giorni ne porta a casa 8.000, no? Per cui 5.000 l'ammortamento già un guadagno, e lì senza scomodare ovviamente un ciclo più lungo come quello che ben sottolineavi della ricaduta positiva della fertilità poi anche a cascata sulla successiva migliore sanità delle vacche in transizione. Ecco. Però quello della fertilità, ti dico, io venivo da un'esperienza senza tivometria, quindi con sincronizzazione. Nell'anno di primo impiego ho fondamentalmente eliminato gran parte della sincronizzazione, se non tutta, recuperando su una manda di 300 vacche una quarantina di parti nell'anno, no? Per cui una cosa non da poco. Se una gravidanza normalmente si dice vale circa 400 euro mediamente, no? Tra una gravidanza precoce e una lunga, 40 parti sono 16.000 euro, per cui io ne avevo spesi circa 30.000 perché erano più collari, ma la ricaduta è stata molto evidente e molto veloce, ecco, penso che sia tra i sistemi disponibili uno di quelli più interessanti, cioè io direi il più interessante, ma sai, è un po' di parte la questione a venderlo, no? Ma sicuramente uno di alto livello, per tanti motivi, non ultimo il cloud e non ultimo l'antenna singola, perché poi è l'unica antenna che io sappia almeno che ha un raggio di lettura di 1 chilometro, no? Questo perché è stata sviluppata probabilmente al pascolo in Irlanda. Altri sistemi hanno antenne da 250 metri. Uno dice, boh, ne metto più di una e sistemo la cosa. Vero da un punto di vista economico, perché tre costano come una di queste, ma non sempre vero da un punto di vista tecnico, perché è vero che io sono poco esperto di tecnica, ma mi hanno spiegato e ho ben visto che ci sono, per esempio, spesso delle interferenze se tu metti delle antenne di rilevamento vicine, no? E quindi averne una che fa il lavoro magari di due o tre non è cosa banale, anzi, dal punto di vista tecnico. Ma io penso, per quello che è la mia realtà, se avessi dovuto mettere due o tre antenne, avrei dovuto portargli anche il collegamento internet. Insomma, io qui l'ho messa certo. Fuori dall'ufficio dove mi arriva il collegamento, e ho dovuto fare buco col trapano nel muro e stop. Siamo arrangiati. Se dovessi portare la connessione installa, non è così semplice. Avrei dovuto chiamare per forza qualcuno, e quindi non c'è solo il costo dell'antenna, c'è anche quello, magari quello che ci va dietro. E quello che chiami non costa 15 euro allora, ecco. Costa molto di più. Di solito costano più dei medici, quei tipo lì di internet. Bene, quindi abbiamo avuto la testimonianza, noi pensavamo di avere la testimonianza di un allevatore che è Sergio, no, questa sera, invece ne abbiamo avuto di due, perché Pierantonio svolge duplice, è a duplice attitudine, no? Quindi è sia veterinario, tecnozoo, ma come le pezzate rosse, infatti, sì, ma è anche un allevatore, quindi ha ragion veduta
qualche indicazione di utilizzo ce l'ha potuta fornire, perché è stato forse uno dei primi poi ad installare anche il Mu Monitor, in Italia. Italo forse può confermare più sott'occhio la situazione. Intanto, è corretto. Intanto io sto guardando qua se arrivano delle domande, non ce ne sono. Mirra mi diceva, mi ha scritto che era in stalla ancora quando ho chiesto dove stavano seguendo la diretta. È stato lui un po' l'artefice di questa cosa, perché ci chiedeva il ritorno economico, gliel'abbiamo fornito. Se qualcuno vuole dei conteggi anche più approfonditi, li abbiamo, ecco. E soprattutto Italo si muove su tutta Italia per lungo e largo e può fornire tutte le informazioni del caso che servono. Ma adesso anche con le videoconferenze possiamo fare bene. Quindi se qualcuno avesse bisogno di informazioni in più, veramente con una videoconferenza riusciamo a, una videoconferenza intesa privata, con una videochiamata, si riescono a dare veramente delle informazioni molto, molto importanti. Quindi l'invito è anche a utilizzare questi sistemi. Adesso sto controllando sempre se arrivano messaggi. La tecnologia non mi segnalano niente, io qua non ne vedo. Se avete qualcosa da aggiungere, se no io chiuderei. Io sono una cosa velocissima, ma mi è venuta in mente con quello che hai detto della videoconferenza. Effettivamente, tipo un mese fa sono andato in Sardegna a installare un impianto e la conoscenza dell'impianto l'hanno fatta in videoconferenza, quindi hanno conosciuto l'impianto in videoconferenza e quindi poi sono andato a installare in Sardegna l'impianto. Non è stato che sono andato prima e poi sono andato, quindi quello che hai detto ha comunque la sua verità. È vero. Ecco, mi stanno suggerendo che se qualcuno ha bisogno di informazioni in più lo scrive nei commenti, noi poi gliele mandiamo in privato, ecco, facciamo anche dei collegamenti, quindi anche nei giorni successivi, perché adesso noi ci focalizziamo sul fatto che tutti stanno guardando in questo momento, molti saranno stanchi, staranno anche pensando ad andare a dormire, e quindi anche nei giorni successivi si potrà confrontare su questo argomento. Però c'è una domanda, ecco qua, è basato anche sul controllo di alimentazione? Sì, adesso Italo faccio rispondere a te a questa domanda, e segna anche tempo in mangiatoio, giusto? Sì, segna praticamente i minuti passati ad alimentarsi. Adesso non so se la sua domanda era riferita, non so, magari a un competitor che ha delle cose particolari. Questo segna i minuti che l'animale passa ad alimentarsi, quindi che non è la stessa cosa che passa a ruminare, perché ad esempio Pier Antonio me lo conferma, io una delle prime volte che avevo messo l'impianto a casa sua mi sono arrivati degli allarmi piuttosto strani a che sono andato a vedere, e siccome la ragione di Pier Antonio su una malga aveva messo gli animali al pascolo e gli animali erano andati in allarme perché avevano portandoli al pascolo, non mangiavano di più ma ruminavano di meno perché erano a far ruminare, e quindi questo è uno dei sistemi che discerne quello che è l'alimentazione dalla ruminazione. Ci sono dei sistemi che invece ti dicono che okay, l'animale ha mangiato X, vuol dire che rumina X. Questo è, non so se ho risposto correttamente alla domanda che hai fatto, ma penso di sì. Io penso che sente che facesse riferimento proprio a questi aspetti. Aspettiamo se arriva qualcun altro con degli interventi. Quindi però ecco, la cosa interessante è proprio anche poi oltre al singolo aspetto, alimentazione, riposo, ruminazione, attività, è proprio l'algoritmo che unisce tutti questi dati e ci fornisce un'indicazione. Unita all'esperienza dell'utilizzatore, e Sergio ne ha fatto tesoro di questa cosa, unita all'esperienza dell'utilizzatore, riesce a modificare il nostro atteggiamento e di conseguenza andare a lavorare in maniera più oculata, cercando proprio di impiegare le energie che sono sempre limitate proprio dove serve, quindi senza spreco di energie, di risorse, di tempo e di denaro. Quindi proprio un'ottimizzazione anche del tempo in questo senso. Rubo ancora 30 secondi che non me l'ho ricordato prima, ma me l'ho ricordato adesso. L'attività che usa il sistema non è solo un'attività pura,
ma lui discerne quello che è l'attività su tre livelli, bassa, media, alta, quindi quando l'animale è in calore cammina anche non di più ma più intensamente, e quindi questo è un ulteriore fattore di precisione di rilevazione del calore. Grazie Italo della precisazione. Io vi ringrazio quindi, dai, per questa sera. Penso che possiamo anche chiudere il collegamento. Quindi ringrazio te Italo, che segui appunto dal punto di vista tecnico dell'installazione e dell'avviamento questo sistema in Tecnozoo. Quindi l'interlocutore per chi vuole avere informazioni maggiori sei tu. Sei tu che vai ad installarlo, sei tu che fai il training anche. Quindi sono in una botte di ferro. Ringrazio Sergio che è stato gentilissimo già dall'altro giorno, ci ha ospitati in stalla da lui e ci ha fatto vedere il suo allevamento, ha mostrato anche grazie a Pierantonio a voi. Ah, grazie a te e ha mostrato anche a Pierantonio anche la genetica che ha in stalla, perché io da parecchio tempo conosco Pierantonio e ogni volta che andiamo in stalla iniziamo parlando di alimentazione e poi però lui non so come ma va sempre a finire di parlare di genetica e la figlia di questo e la figlia di quell'altro, quindi hanno avuto modo di parlare anche di quello, che mi sembra sia una passione che è accomune entrambi. Siamo sfogati un po'. sì, ma fa piacere, perché quando uno fa le cose con passione è bello vedere, no? E quindi è una cosa molto molto positiva. Bene, dai, vi ringrazio, io auguro a tutti una buona serata. Grazie a voi e buona serata a tutti.